Signor Longo, lei è uno, tra virgolette, dei marchi storici di Palermo che però negli anni ha dovuto abbassare la saracinesca per crisi, per altri motivi. Ci può un po' raccontare com'è andato? È una storia che ricordarla riapre una ferita, ma l'attività è stata chiusa nel 2013 dopo circa 80 anni. Il nonno aprì nel 1934 in via Ruggero VII e ci siamo alternati in 5 generazioni di Longo, seguendo le orme di una tradizione di bottega che purtroppo negli anni sono poi mancate dei presupposti per cui questa attività poteva continuare. Dico purtroppo perché la mia attività personale è durata ben 42 anni, da quando avevo 16 anni, ancora non mi ero diplomato e già iniziavo ad andare in negozio, dove ho fatto un apprendistato di vendita, ma non di papà mio per tanti anni mi fece fare un apprendistato di proprio di non poter parlare con le persone, ma semplicemente il mio compito era quello di sostituire per i cinturini, e nei primi anni 80, quando iniziarono gli orologi al quarzo, sostituire le batterie negli orologi. Poi a poco presi dimestichezza con la clientela, e quando nel 1977 aprimmo l'altra storica gioielleria di via Notar Bartolo, mio padre mi cedette le chiavi dell'attività e da allora non mise più piede nell'attività. Quindi dal 77 al 2013 la vecchia sede storica della Longo Gioielli di via Ruggero VII fu gestita da me. Una gestione limpida, quasi familiare, con dipendenti che erano trattati come persone di famiglia, un'attività che poi iniziò un po' a cambiare immediatamente dopo la guerra del Golfo del 92. L'apice di questa situazione si ebbe nel 2011, quando questa benedetta crisi iniziò a toccarci in maniera veramente pesante, perché l'apertura dei centri commerciali, la vendita online di prodotti a prezzi concorrenziali, purtroppo hanno danneggiato tantissimo la nostra attività. Appunto, dopo 80 anni di attività, dopo tanti anni di lavoro, arriva quel momento in cui uno dice: devo chiudere. Perché? Si fanno delle diverse considerazioni, specialmente quando i locali non sono di proprietà, per cui dovendo sostenere delle spese fisse notevoli, il gioco non vale più la candela, con un costo di lavoro esorbitante. Perché mantenere oggi degli impiegati è piuttosto oneroso, molto oneroso, con dei costi di gestione e con tantissime tasse che incidono molto sull'andamento di un'attività commerciale. Sì. Lei ha detto che è una ferita ancora aperta. È una ferita ancora aperta, perché io sfido chiunque, dopo avendo dedicato 40 anni, oltre 40 anni della propria vita, con dedizione, con amore, ripeto con amore, e con un,
amando proprio la propria attività, il rapporto con la clientela, un rapporto fidelizzato, un servizio che noi davamo alla nostra clientela, è veramente una ferita che difficilmente si può risanare. E io ogni giorno che passo davanti il mio locale vedo adesso una struttura di franchising, di, come ce ne sono tante altre, mi deprimo. Vedere anche una